È andata in onda nella puntata di ieri l'inchiesta di Report sull'origine del potere della famiglia La Russa tra politica e imprenditoria. Inchiesta non gradita da Ignazio La Russa, che si dice pronto ad agire per vie legali. È stata una serata drammatica quella di ieri sulla statale 121 Paternò-Catania. In 3 diversi impatti, ferite 12 persone, grave un carabiniere travolto da un'auto. L'assessore regionale alla funzione pubblica Andrea Messina ha nominato 36 commissari per la provincia di Catania per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Ad Adrano, altro caso di maltrattamenti in famiglia, la polizia ha arrestato un 42enne già ammonito dal questore per atti persecutori e minacce nei confronti della ex moglie. Un nuovo traghetto di totale proprietà della regione siciliana, interamente made in Sicily, svolgerà il servizio di collegamento con Lampedusa e Pantelleria. Firmato questa mattina a Palermo il contratto con Fincantieri. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha ordinato sacerdote ladranita Alfredo Caruso alla presenza dei suoi 4 figli e di tanti cittadini provenienti da Adrano. In serata, la prima santa messa del nuovo presbitero celebrata nella chiesa di San Giovanni Evangelista ad Adrano. Una ceramica per testimoniare presso Villa Ardizzone a Catania, assa di beneficenza a favore dell'Associazione Italiana Leucemie. Vendute le opere di 26 artisti, ricavati 1.900 euro. Tra tradizione e innovazione, la cooperativa Cortocircuito ha organizzato un importante incontro a Troina, incentrato sull'agricoltura nelle aree interne della Sicilia, che è stato un grande successo per partecipazione e spunti emersi dal dibattito tra professionisti. Bentrovati per questa edizione del nostro telegiornale, che apriamo parlando della puntata di Report andata in onda ieri sera sul caso La Russa tra politica e imprenditoria. L'inchiesta non è stata gradita però dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che si è detto pronto ad agire per vie legali. Vediamo. La Russa Dynasty è l'inchiesta giornalistica realizzata da Giorgio Mottola per la trasmissione di Rai 3 Report, andata in onda nella prima serata di ieri. Al centro dell'inchiesta la storia della famiglia paterna di Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato, originario di Paternò e trasferitosi a Milano con il padre e i fratelli negli anni 50. Report racconta così, in poco più di 60 minuti, l'origine del potere dei La Russa tra politica e imprenditoria, ricostruendo i rapporti instaurati con vari personaggi e tra questi quello intercorso tra il capofamiglia Antonino e Michelangelo Virgillito. Paternò nella nostra storia sembra un po' l'ombelico d'Italia, ha espresso la seconda carica più importante dello Stato, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e poi un membro del CSM e tanti politici e imprenditori importanti per il nostro paese. Paternò, dove ci sono le radici del potere, l'origine del potere della famiglia La Russa, anche se 70 anni fa hanno abbandonato la cittadina per seguire il padre Antonino, che era stato chiamato a Milano da un altro paternese, Michelangelo Virgillito, un imprenditore controverso che è stato santificato come benefattore a Paternò, ma considerato un vero diavolo dagli economisti per la sua finanza spregiudicata. Nell'inchiesta giornalistica di Report si parla della presenza all'interno di un'attività imprenditoriale di Ignazio La Russa, di un socio dal passato ingombrante, e viene anche raccontata la vicenda del call center sui servizi della sanità lombarda aperto a Paternò dalla regione Lombardia. Negli anni poi la regione Lombardia ha pensato di chiudere questo call center, chiusura ad oggi evitata, probabilmente per l'efficienza degli operatori siciliani e per la differenza di costi del personale che dovrebbe affrontare. Sul call center a Paternò la maggioranza di centrodestra in regione si è più volte spaccata, ma il provvedimento viene approvato nonostante il voto contrario di vari consiglieri regionali della Lega Nord e l'inizio di una crisi nella giunta Formigoni.
aveva da fare e fu fatto. Mi dissero: questo è un accordo politico, così deve essere, e il call center andrà a Paternò. Ovviamente io ho votato contro. Un accordo politico fatto con chi? Sul tavolo delle scelte politiche della maggioranza di Regione Lombardia in quel momento, quella era una partita che stava a Alleanza Nazionale e che aveva chiesto di poter portare il call center a Paternò. Chi aveva fatto le trattative per Alleanza Nazionale? Fatto l'accordo. Tutte le trattative di questo tipo, non solo del call center, ma tutte le trattative che comportavano nomine o incarichi, venivano sempre e solo fatte dai capigruppo. All'epoca chi era il capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio? La Russa, fratello di Ignazio. Romano La Russa. Romano. Un'inchiesta che Ignazio La Russa non ha gradito. Già prima della messa in onda, il presidente del Senato, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere di essere pronto ad affrontare, dopo aver preso visione della puntata in questione, fake news e vergognose ricostruzioni nei modi che la legge consente, pur consci, si legge ancora nella nota del portavoce, della convinzione di impunità che accompagna questo tipo di pseudo inchieste giornalistiche. Dovreste vergognarvi per questa volgare fake news e per questa falsità mai ripresa da alcuno, della quale risponderete in sede penale. Sappiate che sulla mia onestà posso mettere la mano sul fuoco. Su quella dei miei familiari, padre, fratelli, ne possono mettere due di mani sul fuoco, come vi possono confermare tutti, dico tutti, quelli che li hanno conosciuti. È per questa ragione che su di loro non accetterò vostre illazioni, per le quali ne rispondereste in sede penale. Spero che manderete per intero questa mia registrazione in risposta alle vostre domande, a tutte le domande che mi avete fatto. Adesso parliamo di cronaca, una serata drammatica, quella di ieri, per tre diversi incidenti stradali che si sono registrati sulla statale 121, due in direzione da Paternò verso Catania e uno in direzione opposta. Situazione grave per un carabiniere che nel secondo incidente è stato investito da un ottantenne mentre il militare dell'arma insieme ad un collega stava effettuando i rilievi. Sembra in condizioni gravi, la prognosi per lui resta al momento riservata. Tre diversi incidenti, tutti nel territorio di Belpasso, 11 feriti, fra cui un carabiniere travolto da un'auto in transito, ricoverato in prognosi riservata, 7 auto coinvolte. Sono i numeri di una drammatica serata sulla statale 121, la serata di ieri, che conferma tutta la pericolosità di un'arteria in cui, evidentemente, le misure di sicurezza non sono adeguate. Iniziamo dalle 20:30, quando sulla corsia in direzione Catania si verifica un tamponamento all'altezza di Etnapolis che coinvolge tre auto, un Audi, una C3 Citroen e una Fiat 500. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che estraggono dalle lamiere quattro occupanti feriti e incastrati, trasportati dalle ambulanze del 118 negli ospedali San Marco di Catania e Santissimo Salvatore di Paternò. Intervengono anche i carabinieri della compagnia di Paternò, le stazioni di Belpasso e Santa Maria di Licodia, che deviano il traffico all'interno del centro commerciale. E intorno alle 22:30 una pattuglia di carabinieri che si trova qua in servizio per convogliare il traffico verso il centro commerciale di Etnapolis. Due militari in forza alla stazione di Santa Maria di Licodia sono stati travolti da un'auto in transito con alla guida un ottantenne che probabilmente non si è accorto di quel che stava accadendo. Uno dei due militari si trova gravemente ferito in prognosi riservata all'ospedale San Marco di Catania. L'altro collega, anch'egli ferito, per fortuna se la caverà. E come se non bastasse, pochi minuti dopo, il terzo schianto di questa terribile serata sulla direttiva opposta. Due auto si scontrano, una Fiat Punto e una Jeep. Cinque feriti, fra i quali due minorenni, trasportati negli ospedali Santissimo Salvatore di Paternò e San Marco di Catania. Resta la grande apprensione per le condizioni sanitarie del militare ricoverato al San Marco. Gli altri feriti non sarebbero in pericolo di vita. Il giorno dopo la tragica serata sulla 121, due appelli appaiono doverosi. Il primo alla prudenza, il secondo alle istituzioni, affinché si attuino tutte le misure necessarie a salvaguardare la vita umana. Autovelox prima fra le altre. E cambiamo argomento. L'assessore alla funzione pubblica, l'assessore regionale alla funzione pubblica Andrea Messina, ha nominato 36 commissari per la provincia di Catania in sostituzione dei comuni inadempienti che ad oggi non hanno ancora approvato il bilancio consuntivo 2022 e il bilancio di previsione per il 2023. Vediamo.
Rendiconto di gestione 2022 e bilancio di previsione 2023 non ancora approvati. La Regione Siciliana ha commissariato ben 36 comuni del Catanese. A decretarlo l'assessore alla funzione pubblica Andrea Messina, che ha indicato i commissari che si occuperanno di adempiere all'obbligo di legge che vede numerosi comuni, come detto, del Catanese. Tra loro figurano Adrano, Camporotondo Etneo, Mister Bianco, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Ragalna, Santa Maria di Licodia e Catania. La mancata approvazione del bilancio da parte dei comuni, evidenzia l'assessore Messina, pone in capo all'assessore alle autonomie locali l'obbligo della nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi. I bilanci, sia consuntivi che di previsione, sono documenti indispensabili, dice ancora l'assessore Messina, che regolano l'attività economica e finanziaria dei comuni. L'intervento della Regione serve a garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi nelle comunità locali. L'assessore Messina ricorda che già ai primi di settembre era stato chiesto ai comuni di comunicare gli estremi di approvazione del bilancio di previsione, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva. Tra i comuni occhi puntati su Paternò, che manca all'appello sia per il rendiconto 2022 che per il bilancio di previsione 2023. Un ritardo non nuovo a cui da anni il comune di Paternò è abituato, che nell'ultimo biennio ha sforato addirittura il limite massimo di novembre, termine sempre rispettato in passato per poter avere le somme necessarie per preparare la festa della patrona, Santa Barbara, i primi giorni di dicembre. Negli ultimi due anni però, con l'amministrazione non pronta e con il bilancio, è stato necessario affidare la programmazione della festa di Santa Barbara alla Pro Loco, aggirando così l'ostacolo del tempo non sufficiente per impegnare tutte le somme. Uffici, giunta comunale e consiglio hanno comunque poco tempo, poco più di due mesi, per riuscire a varare i due strumenti finanziari. Un nuovo traghetto di totale proprietà della Regione Siciliana e interamente made in Sicily svolgerà il servizio di collegamento con le isole di Lampedusa e Pantelleria. Questa mattina è stato firmato a Palermo il contratto con Fincantieri. Sarà interamente realizzato nel cantiere navale di Palermo e consegnato nel 2026 il nuovo traghetto che permetterà i collegamenti con le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. È stato infatti siglato a Palazzo d'Orléans il contratto per la costruzione della nuova unità con base d'asta di quasi 120 milioni di euro. Ad apporre la firma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani da un lato e l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgero dall'altro, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò. Il traghetto, lungo circa 140 metri, è alimentato a diesel e gas naturale liquefatto, che abbatte significativamente le emissioni di ossido di azoto e di zolfo, disporrà di un impianto fotovoltaico, avrà una capienza di 1000 passeggeri e 200 auto e potrà raggiungere la velocità massima di 19 nodi. Ha una grande novità, una bellissima pagina oggi è stata scritta tra il governo regionale, il presidente della regione e l'AD di Fincantieri, che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Innanzitutto la bellissima notizia è che questo traghetto verrà costruito al 100% dallo stabilimento di Palermo, quindi sarà la prima nave al 100% made in Sicily. Questa è una bellissima notizia, perché la cantieristica si era un po', aveva avuto un momento di stasi durante il corso degli ultimi decenni. Questo tipo di imbarcazioni veniva costruito più nei paesi del Medio Oriente, si pensi alla Turchia. Oggi invece c'è un rilancio della cantieristica dei traghetti, dei trasporti ro-ro dalla città di Palermo, dalla Sicilia, e sarà fatto un investimento di 120 milioni di euro, e non è poco. Ci sarà un rilancio e un indotto che verrà creato di circa 500-600 maestranze nell'arco di questi due anni, e già nel 2026 questa nave potrà solcare il canale di Sicilia. Questa è una nave che potrà, un traghetto che potrà essere utilizzato soprattutto nei primi anni per il collegamento delle isole di Lampedusa e Linosa o di Pantelleria. Questo traghetto alimenta il cantiere di Palermo,
con una nave che è un tipo di nave che avrà altri sviluppi in futuro, quindi come dicevamo durante la conferenza stampa riportiamo a Palermo la storia, la tradizione dei traghetti di Fincantieri e concorrerà insieme alle altre commesse che già alimentano il cantiere a promuovere e spingere l'occupazione, l'alimentazione dell'indotto, le piccole e medie imprese, ripeto, con un business a prova di futuro che è il business dei traghetti della transizione energetica. E torniamo alla cronaca. Ad Adrano un altro caso di maltrattamenti in famiglia. La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni già ammonito dal questore con l'accusa di atti persecutori e minacce nei confronti della ex moglie. Nonostante fosse stato già ammonito dal questore di Catania, ha continuato a perseguitare l'ex moglie, ma solo fino a qualche giorno fa, quando è stato arrestato da agenti del commissariato di polizia di Adrano per atti persecutori e minacce. Si tratta di un 42enne noto alla polizia proprio perché denunciato più volte dalla donna. Nell'ultimo tentativo di incontrare l'ex moglie ha trascorso una intera notte appostato sotto l'abitazione dove lei lavora come badante e nell'attesa raccontava ai figli con inganno che la madre si stesse intrattenendo con un altro uomo. La donna è riuscita a fuggire con la propria autovettura, ma lo stalker non ha desistito e l'ha seguita fino alla scuola dove la donna aveva un appuntamento con la sorella. Raggiunta anche alla presenza della sorella e di passanti, ha cominciato a minacciare l'ex moglie, ma poi ha deciso di allontanarsi temendo che la sorella di lei stesse chiamando le forze dell'ordine. L'uomo è stato poi intercettato da una volante della polizia in prossimità della vittima. Condotto in commissariato, il 42enne non ha mostrato nessun segno di pentimento, anzi davanti ai poliziotti ha continuato ad indirizzare minacce all'ex moglie. Nella cattedrale a Catania, l'arcivescovo del capoluogo etneo, Monsignor Luigi Renna, ha ordinato sacerdote l'adranita Alfredo Caruso alla presenza dei suoi quattro figli e di tanti cittadini provenienti da Adrano. In serata la prima Santa Messa del nuovo presbitero celebrata nella chiesa di San Giovanni Evangelista ad Adrano. Sabato mattina nella Basilica Cattedrale Sant'Agata di Catania l'arcivescovo Monsignor Luigi Renna ha ordinato due nuovi sacerdoti, Alfredo Caruso del cammino neocatecumenale della parrocchia Maria Santissima Assunta di Adrano e Sebastiano Scamborrino, 28 anni, della parrocchia Sant'Agata al Borgo di Catania, originario di Comiso. Per Don Alfredo Caruso è stato dunque il giorno dell'ordinazione sacerdotale, un giorno di gioia anche per la comunità adranita che in queste ultime settimane è stata ancora di più accanto ad Alfredo Caruso per sostenerlo nel suo percorso spirituale. 68 anni, diacono da 23 e vedovo da 4, Don Alfredo è padre di 4 figli, tutti presenti e felici all'ordinazione sacerdotale del proprio papà, anche Daniele che nei giorni scorsi è entrato in seminario a Roma. Felici anche i tantissimi adraniti giunti sabato a Catania con pullman e autovetture, tantissimi anche i sacerdoti e i diaconi adraniti, ma anche ovviamente di altri comuni, e ben 3 vescovi con Monsignor Renna, anche il vescovo della diocesi di Nicosia, l'adranita Monsignor Giuseppe Schillaci e l'arcivescovo emerito di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. La massiccia presenza di sacerdoti non è passata inosservata sabato mattina neanche ai tantissimi turisti in piazza Duomo a Catania che hanno filmato con i loro telefonini il lunghissimo corteo di sacerdoti all'esterno della cattedrale catanese. L'abbraccio a padre Alfredo Caruso è proseguito in serata ad Adrano per la celebrazione della sua prima Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista. In tantissimi si sono recati nell'edificio religioso di Contrada Roccazzello per ascoltare Don Alfredo e manifestargli ancora affetto e sostegno.
prima dell'inizio della celebrazione eucaristica c'è stato un breve intervento di Daniele Caruso per sottolineare che tutto questo è frutto della gioia e dell'amore in Gesù Cristo, e poi ha annunciato il canto Vieni dal Libano. Con questo canto bellissimo, fratelli, che vieni dal Libano, vieni dal Libano, mia sposa, sposiamoci con Cristo che ci ha sposato lì sulla croce. Quindi mettiamoci in piedi e cantiamo questo. Qual è l'emozione prima della prima messa, Don Alfredo? Beh, l'emozione certamente è grande, c'è una profonda gioia, ma principalmente c'è una profonda gratitudine verso Dio e verso la Chiesa, che questa passa naturalmente attraverso la condivisione con i fratelli, con le persone che veramente mi hanno manifestato, sia i sacerdoti sia il popolo di Dio ha manifestato questo affetto, questa vicinanza, questa gioia. Possiamo dire che tutta la città, idealmente la città di Catania, era presente a Catania? Sì, sì, lo possiamo dire, perché appunto la presenza che c'è stato, perché non erano solo fratelli del cammino, c'erano anche fratelli di altre parrocchie, di altre realtà che hanno sentito questa ordinazione come una cosa propria che gli apparteneva. Ecco, vogliamo spiegare perché la prima messa qui a San Giovanni stasera? Diciamo anche per coincidenza, chiamiamo così, visto che l'ordinazione è stata di mattina e noi del Cammino Catecumenale abitualmente celebriamo la sera, quindi per circostanze divine, predisposizioni divine, ha permesso questa coincidenza. E Dio dove porterà per la prima parrocchia di Don Alfio? Dove? Dio, come diceva San Filippo Neri, io preferisco il paradiso, poi dove mi porta non lo so. Ancora il Vescovo non mi ha dato nessuna destinazione. Diciamo, intanto viviamo l'ordinazione in maniera serena, poi dopo vediamo. Ok. Buon cammino, Padre Alfredo. Grazie, grazie. Asta di beneficenza pro associazione italiana leucemie presso Villa Ardizzone a Catania. Tutte le ceramiche regalate da 26 artiste sono andate vendute. Approfondiamo i dettagli nel prossimo servizio. Arte, cultura, poesia e solidarietà, ovvero una ceramica per testimoniare asta di beneficenza a favore dell'Associazione Italiana Leucemie, svoltasi presso Villa Ardizzone di Catania. Nata da un'idea dell'imprenditore vitivinicolo Pucci Giuffrida, l'asta ha visto protagonista le opere in pietra lavica o ceramica realizzate da 26 artisti, raccolti 1.900 euro che sono stati donati all'AIL. Ad arricchire la serata la declamazione di poesie di Nino Martoglio, Nuccio Porto e di Gonzalo Alvarez Garcia e la degustazione di vini Alcantara. Abbiamo risposto con grande entusiasmo all'invito del dottore Pucci Giuffrida, perché riteniamo che l'AIL, che tra l'altro, come tutti sanno, è un'associazione nazionale creata 52 anni fa dal professore Mandelli, e invece qui a Catania è presente da 25 anni.
L'AIL si occupa degli aiuti alle famiglie e ai pazienti affetti da leucemia, linfoma e mieloma, e non solo per curare questi pazienti, ma per essere proprio vicini a questo loro percorso. I progressi sono stati enormi, specie in questo settore delle malattie oncologiche del sangue, perché se fino a qualche anno fa si parlava di curare queste patologie, oggi in alcune di esse si può parlare proprio di guarigione definitiva. La nostra azienda si chiama Alcantara. In arabo Cantara vuol dire ponte, e questo ponte per noi unisce vino, arte, poesia e solidarietà. L'azienda è stata costituita nel 2005 e dal 2005 abbiamo fatto sempre questi eventi. Tutto quello che stasera presenteremo noi lo metteremo all'asta, verrà il notaio Salanitro che batterà all'asta e tutto è ricavato integralmente senza toccare un euro, nemmeno per fare i cataloghi, per le spese, tutto sarà destinato all'AIL, quest'anno l'associazione sulla leucemia. La solidarietà è importante e noi la mettiamo sia in questi eventi dove destiniamo il ricavato, come abbiamo detto, associazioni culturali, abbandonati come quest'anno all'AIL, ma facciamo anche qualche altro punto di cosa dal punto di vista sociale. Abbiamo dato un pezzo di terreno all'Università di Agraria dove stiamo facendo delle culture di vitigni, reliquie dell'Etna di tantissimi anni fa, per fare delle sperimentazioni, quindi una collaborazione tra Università Agraria e noi. E comunque cerchiamo sempre di mettere a disposizione degli studenti, dei ragazzi, esperienze, perché non scappino tutti da questa terra che è bellissima, ma che purtroppo sta facendo scappare tutti i giorni. Stasera è una serata dedicata ai vini, vini letterari, la cultura, l'arte e la solidarietà. I vini poetici e le ceramiche d'autore che regaleranno un sorriso ai bambini affetti da questa grave malattia. 26 ceramisti hanno donato delle loro opere che saranno battute all'asta e il ricavato andrà appunto all'AIL. Siamo molto felici di questa iniziativa e di ospitare questa serata di beneficenza, tra l'altro in una cornice comunque d'arte, perché continuiamo ad ospitare la mostra, l'esposizione PIN, mostra conterranea. Quattro artisti, tutti siciliani, che hanno partecipato alla mostra organizzata da Sgarbi Annoto, dedicata al Novecento siciliano, e sono Enzo Tomasello, Paolo Nicolosi, Salvo Catania Zingali e Luciano Grasso. Tra tradizione e innovazione, la cooperativa Cortocircuito ha organizzato un importante incontro a Truina, incentrato sull'agricoltura nelle aree interne della Sicilia, che è stato un grande successo per partecipazione e spunti emersi dal dibattito tra professionisti. Tra tradizione e innovazione, sabato 7 ottobre, nell'ambito dei progetti del PSR Sicilia 2014-2020, sotto misura 16.4, la cooperativa Cortocircuito ha organizzato presso la sede della consorziata azienda Erbena di Nino Mancuso una visita con annessa tavola rotonda sul tema l'agricoltura nelle aree interne della Sicilia, introdotta e moderata da Giuseppe Spina, dottore agronomo, con gli interventi del direttore del consorzio Euragrumi, Salvatore Rapisarda, di Lorenzo Riccò e Giorgio Scollo. Dopo il confronto, che ha visto una partecipazione attiva dei presenti, un momento di degustazione dei prodotti tipici a base di farina integra da grani antichi siciliani, mandorle tostate ed erbe officinali. Abbiamo parlato di piante officinali, che è un'altra realtà importante nel nostro panorama agricolo, no? Fra l'altro, noi abbiamo anche qui un ambito di biodiversità assolutamente straordinario, perché molte di queste specie crescono spontaneamente nei nostri ambienti, soprattutto negli ambienti montani o collinari. E in questa azienda, la società Semplice Agricola Erbena, si sta sviluppando questo tipo di coltivazioni, timo, maggiorana, origano ed altre specie, per produrre poi oli essenziali che ovviamente vanno applicati nell'ambito della fitoterapia. E questo
perché dal mondo delle piante ovviamente non c'è solo l'applicazione alimentare, ma ci sono anche applicazioni medicali che possono essere assolutamente importanti e possono rappresentare un'alternativa anche questa alla nostra agricoltura. Il gruppo di cooperazione cortocircuito è nato dall'esperienza della sottomisura 16.4 del piano di sviluppo rurale della regione Sicilia nella programmazione 2014-2020 e che ha visto insieme un gruppo di aziende del territorio sia Nebrodense che Etneo con le loro produzioni di eccellenza e con capofila il consorzio Euragrumi di Biancavilla. Le piante medicinali sono proprio l'emblema della tradizione che ha dato come frutto anche l'innovazione, cioè la farmacologia. La farmacologia attuale che noi conosciamo attraverso i farmaci che usiamo ogni giorno è senz'altro una figlia della nostra fitoterapia. Alcune volte purtroppo diventa una figlia degenere perché poi si esagera, ma quello che è importante sottolineare è che le piante sono alla base della nostra terapia attuale. Questi eventi sono eventi indispensabili per fare conoscere delle realtà che altrimenti resterebbero sconosciute o semi sconosciute. Ed è stato un evento bello e importante perché ci siamo ritrovati a parlare di tradizione, di innovazione e soprattutto di terra, di campagna, di luoghi che non sono solo produzione agroalimentare, ma di luoghi dove ancora ci sono radici che dobbiamo far crescere. Ora si tratta di cominciare a fare anche di questi prodotti da organizzare, da mettere nella giusta produzione, da mettere in linea e riga, rispettando la vocazione del territorio e della terra, perché questi sono prodotti di grande tradizione ma di grande innovazione. Direi che è stata un'iniziativa molto propedeutica di cui ha bisogno il territorio per valorizzare, appunto, come ha detto lei, i prodotti locali, tutto quello che può essere un'innovazione giovanile nel mondo di questa agricoltura che un po' spaventa, perché insomma l'agricoltura, come vi diceva mio nonno, è bassa, la terra è molto bassa. Far conoscere questi prodotti che alla fine sono conosciuti, attenzione, perché io vengo dall'Emilia Romagna ma li conosciamo anche noi i prodotti che avete voi, però bisogna saperli valorizzare e promuovere, quindi più marketing secondo me. Allora, questo è il nostro ultimo servizio, si chiude questo spazio con la nostra informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che potete trovare altri aggiornamenti della nostra informazione sul nostro sito www.chaktelsud.com oppure sul nostro canale Telegram e sui profili social, quello di Facebook e di Instagram. Ancora grazie per essere stati con noi, arrivederci.